Hotel Palazzo d'Odaro, buonasera. Ah no, scusi, ho sbagliato numero. Stavo cercando l'hotel Ligure. Eh sì, ma mi può girare il numero, per favore? Non riesco di qua. Ah, come facciamo allora? Non ha possibilità di... non ha altri... non può contattare il telefono cellulare? No, guardi, c'ho un cellulare vecchio, cioè c'ho un Motorola StarTech, però non c'è nemmeno un pezzo di carta. Se me lo puoi dire velocemente posso, cioè me lo memorizzo. Ah, non può, il numero di telefono è giusto quello che ha fatto, solamente che adesso laggiù non c'è nessuno e io rispondo da un hotel che è della stessa proprietà e sono portiere di notte di un altro hotel, mi hanno girato il telefono sulla mia linea. Ma scusi, ma mi stanno prendendo in giro a me o cosa? Perché io stavo cercando, cioè... Mi dica pure. Perché io... perché io sono qua fuori, solo che non vedo nessuno. Ah, bon, lei come si chiama? Eustachio Di Maria. Deve entrare e deve entrare nell'hotel. Ma è chiusa la porta, cioè non... Eustachio, a che ca? Eustachio, a che ca? Perché poi c'ho anche... cioè siamo in... con due clienti cinesi, sa, io vengo da... da Ligura, però non... Mi aspetti un secondo, arrivo subito. Eustachio, okay, 我们是 两个 人, 你不可以这样子, 你不可以这样子, sì. Adesso viene fuori. Adesso sta andando fuori. Arrivo subito. Troll, arrivo subito. Wei. Hotel? Nostro persona gruppo venire a cercare. Venire a cercare lei. Essere fuori hotel. Mi sa che l'ha capito, raga. Hotel Vera Palace, buongiorno. Siamo momentaneamente occupati. Vi preghiamo di attendere in linea. Grazie. Hotel Vera Palace, good morning. At the moment we are Notacci busy. Sua. Thank you. Lo fa apposta? Hotel Vera Palace, buongiorno. Siamo momentaneamente occupati. Vi preghiamo di attendere. Mi sa che lo fa apposta. Grazie. Hotel Vera Palace, good morning. At the moment we are busy. Forza. Please hold the line. Thank you. Hotel Vera Palace, buongiorno. Siamo momentaneamente occupati. Vi preghiamo di attendere in linea. Grazie. Hotel Vera Palace. Vaffanculo, Hotel Vera merda. Pronto? Pronto, Hotel Palace? Sì? Sì, salve, ma noi siamo qua fuori. Ho parlato prima con lei, ma non è venuto nessuno ad aprirci. Allora, l'hotel è chiuso. Lei l'hotel è chiuso. Perché io sono arrivato ora da Irvona, che dovevo portare due clienti cinesi. Stai sbagliando. Questo non è il stile. Sarà il gran hotel, dice Snatico. Faccia retromarcia andando verso il Porto Canale che troverà l'Hotel Palace Leonardo da Vinci. Mi viene un po' difficile perché io adesso li ho lasciati lì. Cioè adesso sto lasciando a due nei vari hotel, siccome sono un gruppo di 50 cinesi, però hanno i trasporti, ce ne sono due che sono ciechi e uno è muto, e ho lasciato un tutore con uno cieco lì davanti all'hotel Ligure Palace, però mi hanno detto che andava bene, quindi li ho lasciati lì. Adesso io sono in via... non riesco a leggerla questa. Giosuè Carducci. No, quella l'ho superata.
Questo è Hotel Palace, dice Senatico, che il nome è solo Hotel Palace, rimane in Viale Carducci 186. Noi siamo chiusi, non accettiamo nessun tipo di cliente, meno cinesi, perché non lavoriamo. Come vi sto dicendo, qui a Cesenatico ci sono due Hotel Palace, l'Alexia Palace, che è dell'altra parte. Lì davanti a Via D'Annunzio. Pronto? No, con Via D'Annunzio noi non abbiamo niente a che fare con la Via D'Annunzio, noi siamo su Viale Carducci. Oddio, no, allora ho sbagliato a lasciarli. No, perché quelli, questi qua fanno parte della Slow Enterprise e siccome cioè a me mi hanno detto di portare questi 50 cinesi, solo che ce n'è uno, il caporettore è cieco, quindi non, cioè io cinese non ci so parlare, se gli lascio un attimo il suo translate. Veda il voucher che ha questo signore. Ma io non lo conosco voucher, chi è voucher? No, il voucher è il foglio che gli danno dove è alloggiato, lì ci deve essere l'hotel che è. Qui a Cesenatico ci sono due hotel che hanno anche la detta Palace. Perché io li ho lasciati davanti al Palace Ligure, solo che hanno detto di scendere perché Ketchup non sanno cosa fare. Cioè io adesso sono col pullman rosa davanti al suo, solo che è chiuso, mi ha detto. Il nostro è chiuso. Sì, infatti vedo tutto spento. Veramente non li saprei. Non li saprei dire dove. Quasi tutto chiuso. Che stanno. Sì, sto parlando un attimo. One moment, please. Altri hotel lì vicino al vostro che possono contenere 50 o più o meno? Qui avanti a noi c'è l'hotel Dolce Vita, qui a 10 metri da noi, avanti a noi c'è un'insegna accesa che è l'hotel Dolce Vita. Loro hanno una capienza di 50 persone. No, perché sono andato lì a quello dove giro Vita, là del Dolce, quello là davanti? Lei adesso è una pianta sotto l'hotel nostro? Io adesso sono in via dei Cavilli. Che guardando questo mi hanno dato un libretto. E siccome cioè non so dove andare. Allora dico. Qua in Cesenatico. Cesenatico, l'unico hotel aperto è il Gran Hotel Leonardo da Vinci. Quello presso lì. O in questo momento 这个死人我跟你说mi può ritirare il numero di questo hotel? In questo momento purtroppo non c'è nessun mezzo, sono a letto, non ho nessun tipo di decisamente dov'è, perché cioè c'ho questi cinesi fanno parte. Ma infatti ti sto dicendo che ho capito non è che sia una famiglia cioè non buona, mi hanno detto, quindi li devo trattare con i guanti e... Ma infatti sto dicendo, se tu li devi trattare con i guanti, l'unico hotel che potresti andare è il Gran Hotel Leonardo da Vinci, saperne dove sei. Adesso c'ho vicino un cestino della spazzatura e poi più avanti c'è la fermata del bus con una signorina. Sì, sì, ma è quello di... Ma dimmi che cosa hai vicino, un bidone. Adesso vicino c'ho questo cinese che mi sta sul fiato, deve essere un po' incazzato il traduttore. Stai parlando che è un cinese, non ti so dire dove sei. Si è chiamato il Cesenati. Tornati. Bar Tabacchino, c'è scritto fuori. Sì, sì, non ho nemmeno idea dove possa essere. Sdrogo e Omiatol anche. Però non lo so se Omiatol. Mi dispiace, quasi. Come ti dico, Viale Carducci, che è Viale del Lungomare, andando verso il Porto Canale. Io sono lì, ok, io sono vicino al mare ora. Sì, sì, ma puoi essere dove vuoi, ma se tu non mi dici dove sei, come vuoi che io ti aiuto dove sei? Sembra una conversazione, se non alzi la testa, vedi un grattacielo vicino a te. Io vedo un grattacielo alto 10-12 metri.
è quello che chiama grattacielo. Ma va. Pronto? Pronto, salve, Hotel Rosso e Blu. Sì. Salve, ascolti, io dovevo venire stasera da voi, solo che mi sono perso. Io adesso mi trovo in via Viale Colombo. Allora, Viale Colombo è di là dal canale, quindi è a Ponente. Noi siamo a Levante. Però siamo chiusi al momento. Lei deve venire in hotel? Eh sì, perché io adesso sono con il pullman. Siccome devo portare una famiglia, sono due famiglie di 20 cinesi. Col pullman rosa, due piani, tre posti. Ah. Ma scusi, ma aveva confermato, ma cioè, io non so niente. Sì, così mi ha detto il mio manager. Siccome a me mi hanno dato il voucher, nel libro qua, e siamo davanti a una rotatoria, dove c'è un go-kart, mi sembra. Una rotatoria, una Pronto? No. Pronto? Sì, pronto, sì. No, noi siamo chiusi come il perco. Cioè, possibile, non... Però. Come? Pronto? Come? No, che gli ho detto, io adesso sono qua, solo che non riesco ad arrivare davanti a voi, perché mi si è scaricato. Questi qua non è che sono delle famiglie di buon gusto. Mi hanno spiegato che sono anche, non so, mezzo mafioso, roba così, però boh, cinesi, non lo so. Cioè, non gli piace mangiare lì. Senta, ascolti. Non so dove sia. Le comunque chieda con qualcuno. Non so dove. Io torno! Noi, vabbè, io adesso li prendo e li porto davanti a voi. Poi. Va bene, grazie. Ok, vado a fare in culo, grazie.